Eccoci qui e benvenuti a una nuova lezione. In questa piccola lezione vedremo il burro, approfondiamo un attimo gli aspetti generali, anche se molto interessanti sicuramente per gli addetti ai lavori. Andiamo a vedere un attimino le sue caratteristiche, le sue funzioni, il suo utilizzo, le temperature e un po' quello che ci serve sapere poi all'atto pratico per l'utilizzo di questa materia grassa. Allora, il burro ha delle funzioni. Le funzioni del burro sono sicuramente, in primis, come ho già fatto un altro video, è la funzione di dare scioglievolezza e godibilità al prodotto, quindi godibilità al palato e scioglievolezza, ok? L'altra funzione del burro è quello di rendere più friabile, ad esempio, una massa, ad esempio una pasta frolla, ok? Più burro c'è, più tende a essere friabile, ovviamente sempre con il bilanciamento dello zucchero. Quindi il burro dà anche friabilità, ad esempio, nelle paste friabili, ok? O ad esempio in un lievitato, più burro c'è, più dà godibilità al palato, ok? Un'altra funzione è quella di conservazione. La conservazione, perché il burro è un conservante, ok? Ha anche una funzione umettante, quindi proprio conserva il prodotto. Ho già spiegato anche in un altro video dove spiegavo che il burro, ad esempio, inserito all'interno dell'impasto a crudo, ad esempio per un croissant, se messo poi in freezer, in stoccaggio, se è ricco di burro, comunque tende ad avere un effetto protettivo, ok? Invece su un prodotto cotto, immaginiamo un panettone, sicuramente il burro aiuta nella conservazione del prodotto cotto, ok? Ha un effetto di conservazione, di umettazione, proprio umettante. Ad esempio ha un'altra funzione, quindi rende estensibile la pasta, ad esempio un impasto, no? Soprattutto nei lievitati, ok? Un impasto dolce, se è ricco di burro, comunque tende ad essere più estensibile la pasta, perché il burro svolge anche questa funzione. Diciamo, questa qua è un attimino delle caratteristiche molto generali, poi si può anche approfondire. È importante la qualità, però. Ecco, il burro non ce n'è uno solo, ci sono 3-4 modalità di estrazione, di lavorazione del burro. Le principali sono, ne vediamo solo due, poi ci sono delle aziende che lavorano molto bene, che fanno delle estrazioni molto particolari, però diventa un po' anche complesso. Diciamo, in parole semplici, quello che ci interessa a noi, lo dividiamo in due macro categorie, cioè quello che si deve utilizzare per la cucina è quello che si deve utilizzare per la pasticceria. Per la cucina tendenzialmente si utilizza un burro che si ottiene dalla lavorazione dei formaggi, ok? Un burro di siero, un burro che si ottiene dopo che sono stati fatti i formaggi, quindi è un burro tendenzialmente che proprio ha anche un odore di formaggio e ha una nota acidula maggiore, e lo riconoscete perché questo tipo di burro, che è l'ideale per la cucina, soprattutto per mantecare risotti ad esempio, è bianco. Quasi la totalità di tutti i burri italiani, quasi, la maggior parte sono ottenuti dalla lavorazione dei formaggi, quindi sono bianchi. Quando vedete un burro totalmente bianco e lo annusate, tendenzialmente sa di formaggio. Ecco, quello va bene per i risotti, ok? Ma non è indicato per la pasticceria. Per la pasticceria ci vuole un burro dalla centrifugazione della panna, quindi un burro delle Alpi, un burro d'appeggio, un burro di Zangola. Un burro che è dolce, tendente al giallo, che ha un gusto di delicato, proprio di dolce, ok? E quindi già dividere il burro, se è completamente bianco, sappiamo che è più indicato per la cucina e sa più di formaggio. Se è giallo, tendente al giallo, un burro di alpeggio, ad esempio, ovviamente è un burro più per pasticceria, un burro più dolce, ok? Con delle note più delicate. E quindi già la qualità dalla centrifugazione della panna o dalla lavorazione dei formaggi.
Ci sono altri tipi, però non voglio approfondire troppo perché sono dei burri particolari, con dei processi particolari, anche anidri, eccetera. Diciamo che le temperature però sono importanti. Se noi lo utilizziamo ad esempio, vediamo un attimo le temperature. Il punto di fusione di un burro blocco, un burro normale, si aggira tra i 28 gradi e i 32 gradi centigradi. Quindi fonde più o meno a queste temperature, ok? Poi ci sono dei burri un po' più tecnici che generalmente si usano per la laminazione, quindi per sfogliare croissant sfogliati, pasta sfoglia, pasta brioche sfogliata, che generalmente vanno a un punto di fusione leggermente più alto, dai 32 circa ai 36, ok? Ecco, questi sono burri tecnici, un po' più plastici, che hanno proprio questa plasticità, aiuta a lavorare meglio quando si sfoglia, ok? Quindi generalmente temperature dai 28 ai 32 è un burro blocco, un burro normale, anche un burro di qualità, però è a un punto di fusione normale, 30 gradi di media. E l'utilizzo invece per la laminazione si usa un burro un po' più tecnico, proprio perché deve resistere di più anche la lavorazione, deve resistere alle temperature. Queste generalmente quindi si dividono già in due, tra platte o burro piatto e burro blocco. Però se andiamo più nello specifico, io siccome ho lavorato nei laboratori, alberghi, ristoranti, forni, ok? Io porto la mia esperienza pratica. Per chi ha, ad esempio, a me è capitato di lavorare anche in posti con 35 gradi, 40 gradi in laboratorio senza l'aria condizionata. Lavorare il burro a quelle temperature è difficile. A parte tutti gli accorgimenti che bisogna tenere, cioè l'impasto deve essere freddo, quindi a massimo più 4 gradi, sia se facciamo croissant, impasti lievitati, pasta sfoglia, quindi impasto freddo, ok? Il burro, la temperatura di incasso deve viaggiare dai 13, 15, massimo 20 gradi. Quindi ecco, anche il burro quando si va a incassare, ok, va a una temperatura precisa per l'incasso, che è 13, 15, 20 gradi. Ma se in laboratorio ci sono 40 gradi, noi come lo lavoriamo? Soprattutto se l'impasto non è freddo, in laboratorio c'è troppo caldo, noi lo lavoriamo e proprio inizia a liquefarsi, non riusciamo a lavorare, si incastra nella sfogliatrice, succedono dei pasticci. Allora, cosa c'è di utile? Ma sicuramente non salutare come il burro, perché il burro è comunque un alimento sano, ovviamente nelle giuste quantità, perché comunque contiene acidi grassi a catena corta, che sono energia veloce, vitamine, contiene comunque acido butirico, sostanze interessanti per l'organismo umano. Diciamo che la temperatura del burro è importante, quindi ci sono ad esempio, per chi, se fa troppo caldo, ok, si può utilizzare una mélange. Generalmente le mélange cosa sono? Sono 80% di solito, poi ci sono varie percentuali, 80 margarina, 20 burro. La margarina si sa, non è il massimo della salute, perché poi generalmente sono oli, è olio la margarina, però la mélange di solito 80 margarina e 20 burro, e poi ci sono anche 50-50, 60-70-30, 60-40, però in linea generale, mettendo all'interno di un burro piatto per sfogliare una margarina all'interno del burro, alziamo il punto di fusione. Ok? Perché la margarina, quella pura, margarina, ha un punto di fusione che va dai 40 ai 50 gradi. Ok? Quindi se noi abbiamo un po' di margarina all'interno del burro, ovviamente alziamo il punto di fusione e in quei periodi dell'anno dove fa veramente caldo, con una mélange lavoriamo bene, ok? E non rischiamo di fare grandi danni.
E poi c'è la margarina, che ovviamente ha un punto di fusione più alto e quindi infatti viene utilizzata, ovviamente un professionista generalmente lavora con burro, eh? Però ci sono dei casi in cui proprio c'è necessità, la margarina viene utile perché siccome ha un punto di fusione alto e quindi anche quando fa caldo resta solida e non dà grandi problemi, non si scioglie, si può utilizzare la margarina, che ovviamente non è il massimo della salute. Però questa è una lezione tecnica e non di nutrizione. A livello tecnico possiamo dire che un burro blocco va dai 28-32, il punto di fusione. Per la laminazione ci sono burri che arrivano anche a 30-36 gradi, quindi si lavorano meglio anche ad alte temperature. Comunque la laminazione ottimale va dai 13-15-20 gradi massimo, il burro diciamo per l'incasso. E poi ci sono delle melange o delle margarine, se proprio fa caldo, ok, si utilizzano questi prodotti perché ovviamente aiutano nell'incassare il burro, dare le pieghe, le sfoglie, eccetera. Ovviamente come gusto la margarina ne ha poco, sa di olio più che altro, non ha molto gusto, quindi non è indicata né per gusto né per salute, però potrebbe essere utilizzata secondo me proprio in casi estremi, quando proprio c'è necessità, ok? Soprattutto, esempio, mi è capitato anche in alberghi che hanno dei laboratori però non hanno l'aria condizionata e ovviamente a quelle temperature in quel mese lì ci si può aiutare, anche se per esperienza personale adesso stanno facendo dei burri tecnici, anidri, delle cose meravigliose dove noi il burro lo prendiamo addirittura da frigo, lo si incassa e si riesce a lavorare, delle cose meravigliose, però questa è la base, diciamo. Quindi il burro è molto importante prima di tutto capire le funzioni, capire quale scegliere, dalla centrifugazione della panna o dalla lavorazione dei formaggi, che colore deve avere, che profumo deve avere, le temperature dei punti di fusione, le temperature di utilizzo poi del burro, perché il burro si utilizza a una certa temperatura, ma noi adesso ad esempio abbiamo visto il burro, le temperature anche di utilizzo 13, 15, massimo 20 gradi per l'incasso. Ma in verità se noi dobbiamo utilizzare il burro ad esempio per fare una frolla montata, il burro va... ci vuole una temperatura di 20, 22, 24, 25 gradi anche, ok? Magari scaldato leggermente in microonde, comunque temperatura ambiente morbido. Se noi dobbiamo fare una pasta frolla oppure metodo inverso, ok? Quindi dobbiamo lavorare il burro con la farina per crearla impermeabilizzata, ovviamente il burro deve essere freddo. Quindi anche qui le temperature del burro, se dobbiamo laminarlo abbiamo delle temperature che vanno 13, 15, massimo 20 gradi. Se dobbiamo invece ad esempio usarlo per una pasta frolla con metodo sabbiato o inverso, burro freddo. Se dobbiamo utilizzarlo per fare una montata, ad esempio un frollino montato, temperatura ambiente anche fino a 22, 24, 25 gradi, ok? Perché tanto deve sbiancare in macchina e deve lavorare. Se dobbiamo utilizzarlo, ad esempio, da mettere una pasta genovese, il burro fuso, ok? Non oltre i 50 gradi però, ok? Quindi le temperature, come vedete, sono molto importanti, infatti ho intenzione di fare anche un video proprio sulle temperature in generale in pasticceria, perché le temperature, tempi, riposi, sono le basi proprio delle pasticcerie, perché le temperature sono veramente importanti a 360 gradi in pasticceria. In questo caso abbiamo visto solamente il burro e una lezione molto molto semplice. Ad ogni modo questa qui è la lezione sul burro per farti capire un pochettino come sceglierlo, quale sceglierlo, cosa potresti fare se c'è più caldo, meno caldo, le varie temperature o di incasso per una frolla, per un metodo magari sabbiato e quindi capire un attimino anche che il burro va saputo scegliere, le temperature che va saputo utilizzare e anche la qualità che poi noi andiamo a scegliere. Se ti è piaciuto questo video
iscriviti al mio canale YouTube, attiva la campanellina per essere sempre aggiornato nei nuovi contenuti che pubblico. Qui sotto trovi un link direttamente per accedere alle mie masterclass e per potermi vedere all'opera e poi scegliere i percorsi che sono più indicati a te. Al momento abbiamo pasticceria lievitata e pasticceria da forno, che sono due percorsi proprio per rendere capace persone, sia se parti da zero che se sei già una persona o una aspirante pasticcere o un pasticcere che vuole implementare le sue conoscenze. Qui sotto trovi il link per diventare più abile in pasticceria. Quindi ci vediamo alla prossima lezione e buona pasticceria. Ciao!